Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per girare un nuovo video della rubrica Saggia la Storia, nella quale vi parlo appunto di saggi di carattere storico. Ho già girato un video appartenente a questa rubrica, ve lo lascio nelle schede e nell'info box nel caso vi andasse di andare a vederlo, e in quello vi parlavo di una biografia di Lorenzo il Magnifico. Con il libro di oggi invece cambiamo del tutto argomento perché vi parlo di Triangolo Rosa di Jean Le Vitoux. Spero di non aver pronunciato troppo male il cognome, purtroppo il francese non lo so. Come potete intuire dal titolo, in questo saggio l'autore ci parla di quello che è stato l'olocausto degli omosessuali. Olocausto che è stato per molti decenni ignorato e che è passato sotto silenzio. E le prime testimonianze sono cominciate ad emergere soltanto negli anni 80, quindi come vedete diversi decenni dopo rispetto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E l'autore ce ne spiega le ragioni in questo volume. Però la sua trattazione parte da prima dell'affermazione del nazismo, dagli anni 20. Negli anni 20 infatti Berlino era una delle capitali europee per quanto riguardava i locali omosessuali. Ce n'erano talmente tanti che erano addirittura di più di quelli che potete trovare al giorno d'oggi a Parigi. Diciamo che all'epoca il mondo omosessuale prendeva appunto Berlino come punto di riferimento e in città, nonostante in Germania comunque esistessero delle leggi repressive nei confronti dell'omosessualità, come in tutta Europa, diciamo che veniva un po' chiuso un occhio rispetto a questa realtà. Le cose cambiano con l'affermazione del nazismo, che fin dagli inizi dimostra la sua ostilità nei confronti dell'omosessualità, soprattutto nei confronti dell'omosessualità maschile, ma non perché il nazismo fosse più tollerante nei confronti delle lesbiche, figuriamoci, semplicemente per il fatto che gli uomini all'epoca, avendo più libertà di movimento, avevano anche più possibilità di esprimersi e di vivere anche più liberamente la propria omosessualità, quindi erano anche più facili da individuare, mentre le donne, per condizione sociale, come al solito, erano costrette a sposarsi, quindi anche se avevano le tendenze di tipo omosessuale, non le potevano dimostrare liberamente perché avevano meno libertà di movimento, semplicemente. Però alcune lesbiche sono state portate nei campi di concentramento, come ci testimonia l'autore. In particolare, diciamo che una delle figure che per prima si scagliò verso il mondo omosessuale fu proprio Himmler, che in diversi discorsi parlava appunto dell'omosessualità come di una perversione che metteva a rischio la razza ariana, che è poi il motivo per cui generalmente tutti gli omosessuali venivano perseguitati durante il regime nazista, ma soltanto quelli tedeschi, quelli considerati tedeschi, venivano poi portati nei campi di concentramento. Gli altri venivano arrestati e soltanto in pochi casi omosessuali di origine francese o di altri territori dominati venivano poi effettivamente inclusi in quella che era la soluzione finale, perché appunto si vedeva l'omosessualità tedesca come una minaccia appunto alla razza ariana, come un qualcosa di contagioso che poteva minare la prosecuzione della razza ariana, cioè la follia di questa ideologia. L'autore ci riporta varie testimonianze di omosessuali che sono stati arrestati e sono stati torturati affinché fornissero alla Gestapo i nomi dei loro conoscenti omosessuali, che così potevano essere a loro volta perseguiti, e poi anche le testimonianze di coloro che sono stati portati nei campi di concentramento, campi nei quali, come sappiamo, ad ogni deportato, a seconda della categoria nella quale veniva inserito, veniva affibbiato un triangolo di diverso colore. Quindi sappiamo che gli ebrei, per esempio, avevano la stella di David, i deportati politici avevano la stella rossa, la stella, scusatemi, il triangolo rosso, mentre gli omosessuali avevano il triangolo rosa. Questo sistema era realizzato in modo che i deportati non facessero gruppo tutti insieme, non si alleassero tra loro, ma si evitassero a vicenda. In particolare, i deportati del triangolo rosa venivano disprezzati dagli altri e questo disprezzo non è finito neanche al termine della guerra e al momento in cui i campi sono stati liberati, sono stati aperti dagli alleati. Perché anche dopo la guerra sono continuate ad esistere in tutta Europa leggi che condannavano gli omosessuali alla prigione. Di conseguenza anche tutti coloro, quei pochi, diciamo, che erano sopravvissuti
ai campi di concentramento si sono nascosti, non hanno riportato le loro testimonianze perché coesisteva ancora quel disprezzo, avevano vissuto durante il nazismo e ancora rischiavano di essere perseguiti. Le cose cominciano a cambiare negli anni 60 e poi negli anni 80 e 90, in cui le leggi cominciano ad essere abolite e l'omosessualità non è più considerata un reato o addirittura una malattia, ma semplicemente un'espressione del sé. Quando però cominciano ad emergere queste testimonianze, vi è una reazione inaspettata e fortemente negativa da parte delle associazioni degli altri deportati, tutti gli altri, quindi gli ebrei, i deportati politici, eccetera. Infatti, gli omosessuali venivano considerati alla stregua di detenuti comuni e quindi, secondo queste associazioni, non avevano nessun diritto di commemorare le loro vittime e non avevano nessun diritto di essere associati agli altri deportati. Vi era un fortissimo movimento di resistenza in questo senso e in particolare l'autore ci racconta alcune vicende che io ho trovato veramente assurde, delle quali non ero minimamente a conoscenza, come ad esempio un fatto avvenuto a Parigi in cui una delegazione di omosessuali porta una corona di fiori al memoriale delle vittime dell'Olocausto proprio per commemorare le loro vittime. Questa corona viene immediatamente distrutta da quello che era il custode del memoriale per conto appunto dell'Associazione dei Deportati Francesi, perché appunto si considerava come una macchia il fatto che gli omosessuali si considerassero sullo stesso piano degli altri deportati, anche loro vittime dell'Olocausto. Se ci pensate, è una circostanza assolutamente agghiacciante, perché una situazione come quella dell'Olocausto, che dovrebbe unire fra loro tutte le vittime, tutti coloro che sono stati deportati nei campi, che hanno subito cose indicibili da parte dei nazisti, e invece che porta a questo tipo di distinzioni che a quanto pare non ci ha insegnato nulla, non ha insegnato nulla neanche a coloro che sono stati vittime dei campi di concentramento. È una cosa veramente terrificante, se ci pensate, che mi ha impressionato tantissimo. Come vi dicevo però, le cose cominciano a cambiare negli anni 80, negli anni 90 e soltanto però nel 2001 agli omosessuali è permesso di partecipare alle commemorazioni delle vittime dell'Olocausto in Francia, perlomeno perché l'autore, essendo francese, ci racconta per prima cosa diciamo, la storia del suo paese in questo senso. Dunque, un testo molto interessante che però non mi sento di promuovere a pieni voti. Sicuramente ho imparato tante cose che non sapevo, soprattutto sul post-Olocausto, su quello che è avvenuto dopo, sul tentativo che si è fatto di cancellare dalla memoria collettiva quello che è stato il sacrificio di tantissimi omosessuali. Però, d'altra parte, ho trovato la trattazione molto confusa. Spesso, secondo me, l'autore manca il punto, cioè fa tutta una serie di argomentazioni per arrivare a un punto e poi dopo non lo esplica nel modo giusto. Inoltre, io mi aspettavo un maggiore approfondimento per quanto riguardava le vicende relative al vero e proprio Olocausto, nel periodo appunto del nazismo, cosa avveniva effettivamente agli omosessuali si trovano a vivere in Germania oppure nei paesi conquistati dalla Germania in quel periodo, cosa che è accennata, sono riportate alcune testimonianze, tra l'altro molto agghiaccianti, però non è particolarmente approfondita, si punta molto di più sulla denuncia di quella che è stata appunto la cancellazione dell'Olocausto, degli omosessuali, dalla memoria collettiva, che comunque ho trovato molto interessante, però insomma non era la cosa che mi interessava di più. Comunque un testo molto importante da leggere, che io vi consiglio di affrontare, che però non è facilmente fruibile appunto perché ha questa trattazione molto confusa, spesso l'autore divaga, c'è cioè ad esempio un intero capitolo dedicato a Sartre, in cui l'autore polemizza con alcune idee di Sartre, che sì, può essere interessante, però secondo me aveva poco a che fare con tutto il resto della trattazione. Sembrava messo lì proprio perché l'autore aveva avuto il modo di intervistare Sartre e quindi voleva riportare il suo confronto con il famoso filosofo francese, ma che all'interno dell'economia del testo stonava un po', ecco. Bene.
Il video termina qui, io spero che vi sia interessato, spero di non aver blaterato troppo a lungo. Vi ricordo che ho una nuova pagina Facebook e un nuovo blog, ve li lascio qui sotto, vi consiglio di seguirmi anche lì. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino adesso e noi ci vediamo al prossimo video.